Dunque, avvicinandoci sempre più alla fine di questo anno 2010, perché in questo video, ma anche in quello prossimo, ci soffermiamo nel mese di novembre appunto di questo anno, perché ci furono due uscite. La prima, ovviamente, è quella che dà il titolo a questo video, dunque andiamo ad analizzare ancora una versione di Yoga, quindi il terzo Power of Word rilasciato. Mentre nell'altro video andremo poi ad analizzare un altro cavaliere di bronzo, ovvero Sirio il Dragone Buono. Dunque non perdiamo altro tempo, andiamo ad analizzare in maniera alquanto sbrigativa anche questo mito, e noi come sempre ci vediamo alla fine. Prego! E andando ad analizzare insieme anche questa armatura del cigno V2, ribattezzata nell'adattamento italiano come cigno d'argento, dunque in questa versione POG devo dire che la plastica utilizzata per questa armatura, ecco, presenta una colorazione oro veramente molto carica, molto forte, questo lo si nota benissimo. Grazie ovviamente anche al fatto di avere qui delle luci bianche, soprattutto luce fredda. Io non sono stato mai un amante in particolare di queste versioni dorate di queste armature, quindi quelle di bronzo V2, però devo dire che pur avendo i 5 POG esposti da tempo nella mia vetrina, dovendoli adesso manovrare nuovamente per comporre Totem, così per mostrarvi Myth, ecco, sotto questa luce devo dire che mi stanno facendo cambiare idea. Non dico che sono diventati i miei Myth preferiti, però li sto apprezzando maggiormente, grazie al fatto anche che è possibile fare l'upgrade delle teste e quindi migliorare proprio il Myth. Per quanto riguarda però il Totem, quindi restiamo sul Totem appunto, io non ho nulla da segnalarvi, una fase di montaggio molto facile anche in questo caso. Ho trovato migliorato, ma di poco, ovviamente, la parte dove si incastrano le zampe del cigno, ma veramente un'inerzia rispetto alla sua versione normale, perché proprio il posto dove vanno fissate le zampe al corpo del cigno è un posto veramente molto scomodo, almeno per me che ho le mani un po' grandicelle. Però ripeto, questo è l'unico dettaglio leggermente migliorato rispetto alla versione normale, ripeto. Dunque, il risultato sì, è carino, è apprezzabile, e come ho detto altre volte, queste armature messe poi tutte insieme, secondo me, rendono tanto di più anziché vederle singolarmente. Quindi non ho altro da aggiungere, direi che possiamo passare ad analizzare proprio Yoga. Thank you.
E dunque siamo arrivati così anche all'ultima parte di questo video in maniera abbastanza sbrigativa perché, come vi ho detto altre volte, parlare, quindi recensire questi Paolo Bogold è qualcosa di abbastanza sbrigativo. Dunque, per quanto riguarda il NEET di yoga, per quanto riguarda il corpo, abbiamo un corpo G1, l'armatura è quella storica V2. E presenta anche gli storici problemi di questa armatura, ovvero gli schienieri lenti e che tendono a scendere al minimo tocco e anche i bracciali tendono a ruotare attorno alle braccia con estrema facilità. Dopodiché la fase di montaggio comunque è veramente ed estremamente molto facile. Abbiamo visto il Meet con la sua testa originale, quindi proprio quella del V2 col suo diadema bello grande. Qui lo vediamo invece con la testa V3, quindi ho fatto la sostituzione del collo della testa e della capigliatura del V3 e il diadema V2 ma atto proprio a questo tipo di capigliatura. Per quanto riguarda i diademi, ecco, come vi avevo detto anche nel video del black box, quindi del valigione nero, è possibile migliorare anche le versioni normal di quei NEET, quindi V2, utilizzando le teste del V3 con i colli e i diademi che escono da quella confezione, sempre per le V2. Per quanto riguarda la posabilità e la stabilità, anche questi sono due punti veramente ottimi perché non c'è nessun pezzo dell'armatura che vada a bloccare appunto braccia o gambe, i coprispalla si incastrano direttamente sulle spalle, quindi ha tutta la libertà di poter alzare le braccia, insomma, ottimi punti anche in questo caso. Devo dire però che ho riscontrato una lentezza in questa gamba, quindi quella sinistra, in quanto movimentandola più del dovuto tende a staccarsi facilmente dal corpo, cosa che non ho mai riscontrato sulle versioni precedenti, no, di questo Meet V2. Però devo dire che per me è un problema alquanto relativo perché ha comunque la sua basetta, quindi lo tengo esposto in vetrina con la sua basetta, questa posa mi sta benissimo, quindi la gamba risponde perfettamente a questo tipo di posa, quindi ripeto, non mi faccio e non mi creo un problema più di tanto. Detto anche questo, passiamo ad analizzare il contenuto della confezione. Dunque, abbiamo ciò che troviamo anche nella confezione normal di yoga, ovvero quattro paia di mani. Abbiamo una mano atta all'impugnatura dell'arma di Libra, abbiamo una mano con il dito indice alzato per il coliso, abbiamo due mani unite per la posa del Sacro Aquarius, abbiamo un diadema più piccolo che ci è servito ovviamente per il totem e ovviamente poi tutto il kit per fare loop grid e migliorare l'aspetto estetico di questo Meet. Dunque, anche per yoga la votazione finale è di un 6,5 proprio perché esistono questi extra. Quindi come per Sirio e come per Pegasus, anche yoga, ripeto, si merita secondo i miei gusti e il mio parere questa votazione. Devo dire che comunque, nonostante siano dei Meet ormai datati, però mi piacciono e messi tutti insieme in vetrina comunque hanno un loro fascino e creano anche un certo effetto visivo. Quindi adesso vado a sistemare anche yoga insieme agli altri e quindi ci rivediamo nella parte veramente ultima di questo video. E dunque siamo arrivati anche alla conclusione di questo video, anche Cigno è stato posizionato qui insieme agli altri due Paolo Bogold. Che cosa dire? Dico che sommariamente comunque sono Meet che a me piacciono, così come piacciono anche i V2 classici, no? È vero, hanno un corpo G1, hanno delle armature vecchio stampo, però sono proporzionati, quindi le armature stesse sono proporzionate e non sfigurano, anzi, oltre al fatto di ampliare la casta di Poseidon, messi tutti insieme veramente sono belli da vedere. Quindi io sono contento di averli acquistati nel tempo e quindi posso semplicemente consigliarli a chi li vuole e magari li trova anche a buon prezzo. Detto questo, ragazzi, io non ho altro da aggiungere. Adesso ripongo la confezione del Meet nella scatola, quindi nel brown box, come ho fatto per gli altri. Io vi saluto, vi ringrazio e vi rimando poi al prossimo appuntamento. Ciao!